anni dopo l'alluvione. Sulle ali della Vespa. La Toscana che vorremmo nel 2050. Alluvione Versilia Garfagnana, una mostra e tanti eventi per ricordare la tragedia e la ricostruzione dopo 25 anni. 25 anni fa, il 19 giugno, i territori della Versilia e della Garfagnana furono colpiti dalla furia delle acque. Fu tempo di devastazione, paura dell'abbandono e poi di speranza, rinascita e ricostruzione. Per questo, un quarto di secolo dopo, ci si ritrova per ricordare le vittime e per questo è stata organizzata una mostra per commemorare i 25 anni dall'alluvione che causò 13 morti. Nasce così la rassegna artistica Contatto 1996, promossa dall'Associazione Alchedo e realizzata grazie alla collaborazione dei quattro comuni della Versilia storica. Una mostra diffusa tra Stazzema, Seravezza, Forte dei Marmi e Pietrasanta, firmata dagli artisti Jennifer Deri e Michele Pardini e curata da Lorenzo Belli. L'evento, che ha preso le mosse agli inizi di giugno, si snoderà fino al 1 agosto. Gli autori hanno voluto ricordare il dramma sotto forma di una rielaborazione artistica con altrettante mostre e installazioni site-specific, ovvero pensate e create per i luoghi. Io ricordo quei giorni, erano i giorni del mio esame di maturità, i giorni in cui avevo deciso da poco di trasferirmi a Pisa, e quelle immagini di un territorio vicino alla città in cui avevo vissuto mi toccarono profondamente. Pian piano arrivarono notizie sempre peggiori. Inizialmente si pensava, è la prima volta che si usò il termine bomba d'acqua, no? E si pensava che fosse un caso isolato. In realtà ci siamo resi conto che nel tempo i cambiamenti climatici stavano impattando in maniera enorme sulla nostra vita e sui nostri territori. E credo che questo sia di esempio, di ricordo per noi, perché non accada più, e per non accadere più servono investimenti contro il dissesto idrogeologico, serve che la politica faccia la sua parte e aiuti il territorio ad essere meno fragile. Le immagini sono due: uno il giorno dei funerali, perché furono collettivi di tutti e c'erano una vittima a Fornovolasco e molte altre, una quindicina mi pare, a Cardoso, tutte in una stanza. E poi diciamo, quando siamo intervenuti nella zona, l'immagine che dava non sembrava che ci fosse stata un'alluvione, sembrava che ci fosse stata una guerra. Erano casse sventrate. E quando io una volta ho accompagnato l'allora Presidente della Repubblica Scalfaro, io di guerre non ne ho vissute per fortuna, ma Scalfaro stesso mi diceva: qui sembra che sia passata la guerra, non l'alluvione. È stato il primo caso di una bomba d'acqua, di un uragano a livello nazionale. E poi va bene, ci sono anche ricordi positivi, il rapporto con le popolazioni, l'impegno della ricostruzione, un metodo che funzionò. Quella vicenda aprì una stagione di straordinaria novità, perché le competenze della protezione civile non ce le avevano le regioni. E quindi fu la prima volta in cui la regione fu chiamata, allora era sottosegretario professor Barberi, all'idea di guidare il processo di uscita dall'emergenza e di ricostruzione. Quindi fu, come dire, allora per quell'epoca uno dei primi passi verso l'idea, un'idea di federalismo, di decentramento molto forte, anche di una materia come quella della protezione civile, che era sempre stata una materia con un alto grado di centralizzazione. La regione si misurò con quella sfida in maniera innovativa. Noi aprimo un ufficio straordinario a Pietrasanta, portando lì tra alcuni tra i dirigenti migliori della regione. Stabilimmo un rapporto quotidiano non solo con le amministrazioni comunali, i sindaci, ma anche direttamente con i comitati degli alluvionati, con le popolazioni. Insomma, si diventò un punto di riferimento che permise di portare avanti un processo di ricostruzione molto complicato, molto difficile, relativamente in poco tempo, perché in 4 anni insomma sostanzialmente fu conclusa tutta l'opera di ricostruzione, e di farlo attraverso un rapporto molto intenso, forte con la popolazione. C'è un processo di partecipazione democratica che dimostrò di funzionare molto bene. Ecco, ovviamente i problemi, gli ostacoli c'erano dall'inizio, ci furono fasi anche difficili di polemica sull'interpretazione delle ragioni di quel disastro, che diceva che era colpa della cementificazione. In realtà quello che venne fuori è che quell'evento, per la prima volta in Italia si parlò di una bomba d'acqua, fu questo che scatenò, e che
ebbe un effetto distruttivo perché quella bomba d'acqua provocò le frane, enormi frane dei castagneti abbandonati. Cioè poneva questo problema, cioè che la montagna, che il territorio se non è curato, se è abbandonato, può diventare un pericolo. Questo è il tema che viene fuori. E sul quale, ed è un tema di grande attualità, perché l'Italia e la Toscana hanno grandi fragilità dal punto di vista idrogeologico e quindi sono esposte a questi rischi. La lezione dovrebbe essere ancora oggi quella quindi di intervenire seriamente per evitare quei rischi, consolidare dove c'è da consolidare, ma anche immaginare una ripresa di attività di manutenzione del territorio e della montagna senza le quali i rischi non si eliminano. Il 18 giugno alle ore 18 la rassegna entrerà nel vivo con l'inaugurazione della mostra presso il Palazzo della Cultura di Cardoso di Stazzema. Dallo stesso giorno sarà visitabile anche l'installazione concepita per il comune di Seravezza presso le scuderie granducali del complesso della Villa Medicea. Il giorno successivo sarà la volta di Pietrasanta presso la casa comunale alle ore 12, che concluderà il ciclo di inaugurazioni già aperto da Forte dei Marmi. Le quattro location, corrispondenti ognuna ad un comune, sono state pensate come un'escalation emotiva crescente, dove le installazioni site-specific, in maniera differente, permettono all'osservatore di immergersi nell'opera, un processo secondo il quale lo spettatore è coautore, con un contatto che si fa sempre più profondo. Un dissesto enorme in una montagna che era una montagna antropizzata. Il comune di Stazzema fino a qualche decennio prima contava 7.000 abitanti, oggi siamo in 3.000 abitanti. Il nemico della montagna non sono alcune situazioni, ma è lo spopolamento. E lo spopolamento avviene per un elemento semplice, perché non ci sono politiche che favoriscono il permanere dei residenti nella montagna toscana italiana. Per esempio politiche di defiscalizzazione a favore di chi vive in montagna. Per esempio in questi giorni noi sindaci stiamo lottando per mantenere le scuole aperte in montagna, mentre invece c'è una tendenza a chiudere le sezioni delle scuole. Ecco, questo vuol dire distruggere la montagna, vuol dire fare danni non in vite umane, ma come ha fatto l'alluvione nel 96. Quindi credo che se la montagna tutti l'amiamo, dobbiamo difenderla, dobbiamo mantenere il presidio dello Stato, dobbiamo veicolare in montagna risorse, perché Fontanelli, Chiti, che sono stati due personaggi straordinari in quell'evento, il presidente e l'assessore e anche Franco Barberi, voglio ricordare, hanno avuto un'intuizione fondamentale, che è quella di portare la regione in Versilia per tutto il periodo della ricostruzione. E hanno ricostruito il nostro territorio ascoltando i cittadini dalla base, i comitati, insieme ai professori, ai dirigenti, e questo forse da lì è nato il modello Versilia, un modello partecipato nella ricostruzione che ha funzionato, e sono ricapitate bombe d'acqua simili al 96, però gli investimenti fatti non è successo come in altre zone d'Italia, hanno fortunatamente retto. Ora sono passati tanti anni e servono sempre tanti interventi. L'asse idraulico è stato messo in sicurezza, i versanti richiederebbero sempre interventi importanti. Quindi mi aspetto che in questo PNRR ci siano risorse per la montagna, non solo annunci come sono stati fatti in questi decenni. Presentato il corto realizzato dagli studenti del Pacinotti di Pontedera, dedicato a Corradino D'Ascanio, inventore della Vespa. Felice ed emozionato non solo perché lo short movie sulle ali della Vespa, proiettato in anteprima lunedì 14 giugno al Teatro La Compagnia di Firenze, rappresenta la nostra idea di Toscana che guarda al futuro in stretta sinergia con i giovani, ma anche perché il lavoro di Renato Raimo trasmette un messaggio potente tramandare ciò che siamo. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, al termine del cortometraggio realizzato con gli studenti attori dell'Ipsia di Pontedera all'interno del progetto MIBACT SIAE per chi crea, parla di una serata bellissima. Sulle ali della Vespa è il titolo del cortometraggio realizzato dall'Istituto Ipsia Pacinotti di Pontedera. Le riprese sono state realizzate lo scorso settembre in gran parte nel centro storico del borgo di Vico Pisano. Il corto, diretto da Renato Raimo, è dedicato all'ingegnere della Piaggio Corradino D'Ascanio, che inventò la Vespa. Tra gli attori protagonisti figurano alcuni degli studenti di Ipsia Pacinotti. Sono felice ed emozionato di essere stasera qui al Teatro della Compagnia con tante ragazze e tanti ragazzi che rappresentano sulle ali della Vespa quella che è la nostra idea di Toscana, una Toscana che guarda al futuro, che parte dalla sua storia, dalla sua bellezza, parte dal mito della Vespa e cerca di
costruire le condizioni per una Toscana sempre più bella. Grazie a Renato Raimo per aver guidato questi ragazzi e grazie a tutti coloro i quali si sono impegnati. È una bellissima serata e vedere che finalmente si riparte davvero, ci ritroviamo tutti insieme, ci ritroviamo con lo sguardo rivolto al futuro. È un momento meraviglioso, inatteso, sperato ma inatteso. Io devo ringraziare subito Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regione Toscana, Gianni che sarà presente anche lui, presidente della regione, ma soprattutto voglio ringraziare i ragazzi protagonisti di questa avventura che hanno creduto in me, hanno creduto nel messaggio che sulle ali della Vespa racchiude e saranno qui presenti tutti loro perché è il loro momento. Io veramente mi farò piccolo piccolo perché voglio dare tutto lo spazio che si meritano. Sulle ali della Vespa ha in sé una magia e sarebbe un peccato fermarla qui. Questa la possiamo considerare una puntata zero perché ho in mente di girare una serie televisiva, quindi siamo qui anche a chiedere di non abbandonare questo meraviglioso progetto a chi può far qualcosa perché prenda veramente il volo. Presentato il nuovo concorso per videomaker lanciato dal Corecom, Toscana in Spot 2021, ritorno al futuro. Le nuove generazioni sono chiamate a esprimere la propria visione dello sviluppo della Toscana dal punto di vista sociale, culturale, economico e ambientale. Toscana in Spot 2021, ritorno al futuro, è il nome del bando di concorso per videomaker indetto dal Corecom e presentato a Palazzo del Pegaso. Saranno premiati i primi 3 migliori spot audiovisivi della durata di un minuto realizzati da videomaker e autori residenti in Toscana. Al primo classificato andranno 5.000 euro, mentre al secondo e al terzo rispettivamente 3.000 e 2.000 euro. Anche quest'anno il Corecom bandisce un premio per i giovani che vogliano presentare degli spot di un minuto che raccontino la nostra Toscana. Abbiamo parlato di gioco d'azzardo, di violenza sulle donne, di sicurezza stradale. Quest'anno lanciamo un tema che consideriamo importantissimo: come i giovani di oggi vedranno la Toscana del 2050. Noi siamo convinti che alcuni valori che abbiamo, come quelli dei diritti, del rispetto degli altri, della comunicazione democratica e corretta, si mantengano, ma molte cose cambieranno. Cambierà il modo di comunicare, cambierà il modo di viaggiare, cambierà il modo di portare le nostre merci e soprattutto vedremo una Toscana molto diversa. E allora ce lo devono raccontare con semplicità, con fantasia, perché la fantasia è la cosa più bella, più ricca assieme all'immaginazione che abbiamo, e su questo ci auguriamo che tanti giovani partecipino a questo bando. Si apre adesso, si concluderà ad ottobre. Vorremmo che tanti studenti presentassero con un telefonino, con una telecamera, con una macchina fotografica, uno spot che ce la racconti al meglio la nostra Toscana. 3 premi, 5.000, 3.000 e 2.000 euro. Un bel risultato, tanta partecipazione e tante idee per una Toscana migliore che speriamo che tutti noi ce la raccontino nel modo più bello possibile. Il bando è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana e su quello del Consiglio regionale alla sezione Avvisi, Gare e Concorsi. Sono molto contento di essere oggi qui insieme a Dentro Brogi per lanciare un'idea che ho a cuore, quella di provare a raccontare attraverso le lenti, gli occhi dei ragazzi e delle ragazze più giovani, dei 16enni, 17enni, 18enni, la Toscana del futuro, la loro Toscana, la Toscana del 2050. Bene questa iniziativa in cui i ragazzi potranno raccontare attraverso un breve video come vedranno la Toscana di domani dal punto di vista artistico, culturale, per quanto riguarda i temi legati all'ambiente, per quanto riguarda le grandi infrastrutture del nostro territorio, il rapporto tra uomo, macchina, un'iniziativa che pone i ragazzi al centro. Noi ci siamo sempre detti che questo luogo deve essere il luogo per dare voce a chi ha meno voce. I ragazzi oggi hanno bisogno di potersi esprimere e di tirar fuori tutte le loro potenzialità. Sono tante e possono davvero lavorare insieme a noi per costruire la Toscana del domani.